Ciao amici di YouTube, questa sera stiamo fumando in una pipa Peterson, la System Standard. Stiamo fumando un flake di tabacco sconosciuto perché io molto intelligentemente non ho messo nessuna etichetta sul barattolo. Dovrebbe essere un flake di Virginia, non il full Virginia flake. Potrebbe essere il best brown di Samuel Gewitt. Perché comunque alla base ci sono dei Virginia, una miscela di Virginia maturi, e la Peterson System Standard ve l'ho già mostrata, ma non l'abbiamo mai vista in azione. È una pipa con l'ingresso così a spigò, si può togliere anche durante la fumata e si può andare a pulire l'eventuale formazione di acquerugiola. Questo sistema System Standard della Peterson consiste semplicemente nell'avere una camera d'aria proprio sotto il canale che congiunge il cannello al forno, dove l'acquerugiola si forma e si deposita in questa stanza ulteriore, diciamo, che c'è nella pipa. Quindi l'acquerugiola si forma lì, si toglie il bocchino, si va a pulire, e visto che si parlava di acquerugiola qualche puntata fa, questo può essere anche questo un buon mezzo per eliminarla. Poi stasera parliamo di un artista che a mio giudizio dovrebbe comparire in qualsiasi collezione di quelle che escono in edicola o comunque sia in qualsiasi raccolta, ma purtroppo non c'è. Io ho fatto diverse collezioni complete di queste, quelle piccole monografie di arte che sono comode da avere, sono carine, sono delle specie di enciclopedie. Ma purtroppo questo artista manca sempre. È un artista del XXI secolo, è un artista svizzero, e è un artista che in giovanissima età mi ha ispirato moltissimo, ma non sono mai riuscito ad eguagliare i suoi risultati. È un artista molto sottovalutato, perché usa una tecnica di pittura che è quella dell'aerografo, quindi una pistola a spruzzo, quelle che si usa praticamente per decorare i serbatoi delle moto, i caschi, no? Questa tecnica è conosciuta maggiormente per questi sistemi di decorazione, e probabilmente anche per questo motivo questo artista non è mai arrivato ai livelli, non è mai stato annoverato tra i più grandi artisti del XXI secolo, pur essendo un innovatore, pur essendo un artista da una tecnica sopraffina. E a questo punto vi dico il nome, ma sicuramente l'avrete già capito: sto parlando di Giger. H.R. Giger, A.R.H. più, che era il suo gruppo
il suo gruppo sanguigno, rarissimo, un gruppo sanguigno raro che denotava una personalità e un'ispirazione, una creatività altrettanto rare, uniche e insuperabili e insuperate. Non è un artista sconosciuto perché un evento nella sua vita l'ha portato ad essere conosciuto ai più, alla massa, come colui che ha disegnato e aiutato poi nella produzione l'ideatore praticamente di Alien. Sia dell'alieno di Alien, il film di Ridley Scott, sia di tutto quello che sta intorno a questo alieno, dalle astronavi a praticamente tutto. È il disegnatore, è colui che ha creato il mondo di Alien, praticamente. Questa esperienza con Alien gli è valsa anche un Oscar. Ma vediamo di percorrere un po' in breve le tappe fondamentali della sua vita, leggendo qua e là qualche cosa da questo fantastico catalogo della Tashkent che appunto porta il suo nome. Con quali parole posso descrivere queste cronache scientificamente precise che sembrano pagine strappate dal mio corpo? Basta gettare di sfuggita un'occhiata a questo libro per capire il mio dilemma. La nostra primitiva lingua prescientifica dispone di poche espressioni per comunicare i fatti orribili e terrificanti che Giger ci rivela. Giger, tu tagli il mio tessuto cellulare in parti sottilissime per mostrarle al mondo. Giger, preciso come la lama di un rasoio, tu sezioni parti del mio cervello e le trasferisci sulle tue tele. Giger, tu sei un estraneo, appostato nel mio corpo, dove deponi le tue uova miracolose che predicono il futuro. Hai avvolto intorno a te fili di seta, di larve, per penetrare profondamente la parte del mio cervello in cui domina la saggezza. Giger, tu vedi, più di noi, primati addomesticati, provieni da una specie superintelligente. Sei un visitatore infetto che con gli occhi a petalo di papavero guarda dentro i nostri organi riproduttori. Einstein sognò di fluttuare in un ascensore, capì il principio della relatività e diede inizio così all'epoca d'oro della fisica. Ed ora Giger. Egli evidentemente ha attivato i circuiti del suo cervello che controllano la politica monocellulare del nostro corpo, delle nostre tecnologie botaniche, delle nostre macchine di aminoacidi. Giger è diventato il ritrattista ufficiale dell'epoca d'oro della biologia. L'opera di Giger ci sconcerta, l'opera di Giger ci sconcerta per la sua enorme dimensione evoluzionistica, ci appare spettrale, ci mostra fin troppo chiaramente da dove veniamo e dove andiamo, si riallaccia ai nostri ricordi biologici, paesaggi ginecologici, cartoline intrauterine. Giger va ancora più indietro, penetra nel nucleo delle nostre cellule. Ti piacerebbe sapere che aspetto ha il tuo DNA? Vorresti vedere come il tuo RNA forma cellule e tessuti in massa, come clona spietatamente la struttura della nostra carne? Allora sfoglia questo libro. Sì, perché praticamente Giger aveva ottenuto una precisione, una pulizia nel tratto soffiato praticamente, non c'è personalità nel segno, nel senso che non c'è segno. Cioè l'aerografo spruzza una sottile o più larga striscia di colore, dando un risultato praticamente
di una pulizia, di una precisione totale, poi usato come lo usava Giger. Vi starò sicuramente facendo vedere delle foto a questo punto. Adesso veniamo a dei suoi ricordi giovanili. I punti che mi interessavano di più erano quelli più neri, parole di Giger. Perciò, non appena potei cominciare a farlo da solo, iniziai a vestirmi di nero. Il punto più scuro della casa era sotto il tavolo di una stanza senza finestre, che utilizzavo come stanza da giochi. Là sotto giocavo con i miei trenini, orsacchiotti e marionette, e con armi realizzate da me, come archi, pugni di ferro, pugnali ed altri oggetti che mi affascinavano. Ma per il gentil sesso avrei fatto di tutto, solo che con i miei giocattoli le signorine non sapevano nemmeno da dove cominciare. Quindi capiamo già come da bambino Giger si rivelava di questo. Di questa personalità così eccentrica e chiamiamola nera, no? Amava vestirsi di nero e si vestì di nero per tutta la sua vita. E anche le sue opere, appunto, mostrano questo lato un po' inquietante e biomeccanico, no? È un anticipatore della biomeccanica, del cyberpunk e di altre filosofie americane. Mie prime pubblicazioni. Nel 1959, riviste underground come Clue, Ochka o il giornale della scuola cantonale di Chur pubblicarono i miei bambini atomici, disegnati. Questi bambini atomici sono veramente allucinanti, sono appunto dei bambini o comunque degli esseri, dei piccoli esseri immaginati appunto in uno scenario post-apocalittico, quindi mutilati di arti o con delle strane mutazioni genetiche. Adesso io ve li faccio vedere su questa pagina, ma magari poi ve li mostro anche meglio. Poi fece anche un'altra pubblicazione che era il Giger Necronomicon. Il Necronomicon è il famoso libro dei morti che in realtà non è esistito veramente, è una creazione letteraria. Si pensa sia esistito, è citato anche nel film La casa di Sam Raimi, nella casa 1 e anche forse in qualche seguito appare questo Necronomicon che è un libro rilegato in pelle umana. Praticamente dal quale scaturiscono queste maledizioni, questa maledizione che fa sì che succedano tutti gli orrori poi che sappiamo succedono nel film splatter per eccellenza, che è La Casa, no? Uno dei primi film splatter. Chiusa parentesi. Il Necronomicon in realtà è una creazione letteraria di Howard Philip Lovecraft, uno scrittore di horror barra poliziesco barra fantascienza, per certi versi paragonabile a Edgar Allan Poe come mondo che si è creato, ma Lovecraft molto di più, ha creato addirittura una sua cosmogonia, dando il nome a molte cose, a molte entità. Vabbè, tra le sue pubblicazioni c'è questo Necronomicon che è un antico libro di incantesimi, diciamo. E Giger, torniamo a Giger, ha fatto il suo Necronomicon personale.
Per quanto mi posso ricordare, sentii per la prima volta del mito di Cthulhu e del Necronomicon quando uno scrittore di Zurigo, Robert Fischer, iniziò a pubblicare una rivista intitolata Cthulhu News. Sul secondo numero illustrai le sue storie. Tutti i disegni sono raffigurati in Giger Biomechanics. Piano piano cominciai ad interessarmi del creatore del mito, trovandomi davanti a uno dei primi scrittori di fantascienza del New England, che, grazie al padre, membro della loggia egizia, possedeva una biblioteca di testi esoterici molto fornita. Devi aver avuto alcuni frammenti del Necronomicon nella nostra lingua, perché questo compariva in quasi tutte le sue storie raccapriccianti, come libro di magia che avrebbe causato terribili disgrazie all'umanità se fosse caduto in mani sbagliate. Conteneva il mito di grandi divinità dai nomi quasi impronunciabili, come Cthulhu e Yog-Sothoth, che dormono nelle profondità dei mari e della terra e ad un certo punto, quando le stelle saranno favorevoli, domineranno il mondo. Così è scritto sul Necronomicon del pazzo Abdul Azraed, un libro pieno di formule magiche e rappresentazioni di mostruose divinità terrificanti che ci minacceranno. Questi mostri sono descritti da Howard Philip Lovecraft in storie come La chiamata di Cthulhu oppure Il caso Dexter Ward. La miglior biografia dello stesso Lovecraft venne scritta da Sprague de Camp. Questa era la copertina del Giger Necronomicon. Ecco, questo per quanto riguarda appunto la sua tecnica. Ci sono ancora pittori ed altri esperti che sostengono che non sia possibile creare dell'arte con la pistola spruzzo, come se fosse il pennello a garantire la qualità. Io penso che se uno sappia perfettamente usare l'aerografo, che ritengo il mezzo più diretto, quando questa tecnica non è più visibile sul quadro. Questa tecnica, che tra l'altro già Man Ray aveva elevato ad arte, è stata in parte discreditata dalle rozze verniciature spray a sagoma delle auto in stile fantasy e dagli illustratori pubblicitari. Col passare del tempo ci si esercita a tal punto con l'aerografo che il procedimento diventa automatico, come guidare un'auto. Ci si trasforma in automi che funzionano solo quando ci si trova al confine del ragionamento lucido, ad esempio in stato d'ebbrezza. Una volta i doganieri olandesi presero i miei quadri per fotografie, dove pensavano che avessi fotografato i miei soggetti all'inferno. Solo dopo che un esperto attestò che i miei quadri erano stati realizzati con l'aerografo, li si fece passare il confine. Pazzesca questa storia, no? Quadri talmente realistici da sembrare delle fotografie. E infatti lo sono. Realistici. Bene, spero di avervi un po' incuriosito anche quest'oggi, spero di non avervi spaventato perché oggi le tematiche erano un po' nere, diciamo, tra Necronomicon e bambini atomici. Però ci sta, dai, una sera ogni tanto. Si può parlare anche di queste cose, che tra l'altro sono anche queste delle mie grandi passioni, film horror e questi artisti un po' maledetti, diciamo. Con H.R. Giger, che vi consiglio di guardare molto attentamente i suoi quadri, le sue opere, ci troverete di tutto. Vi saluto, buone fumate a tutti e a presto da Moreno. Ciao ciao.